A Identità Golose 2022 abbiamo il piacere di ospitare a TGCom 24 Gigi Marazzi, distillatore, e Attilio Cillario dell'azienda Cillario e Marazzi. Gigi Marazzi, iniziamo proprio facendoci raccontare le caratteristiche di questo gin nuovissimo che ci ha portato oggi. Questo gin l'abbiamo chiamato K2 perché è distillato con ginepro che arriva in esclusiva per noi dalle pendici dell'Himalaya. E abbiamo anche delle boccioli di rosa sempre coltivati alle pendici dell'Himalaya. Il nostro fornitore, questo è arrivato 20 giorni fa, sono arrivate le botaniche, siamo riusciti a prepararlo proprio in esclusiva. Lo presentiamo oggi a Identità Golose 2022 e abbiamo trovato un riscontro pazzesco con tutte le persone che l'hanno assaggiato, perché ha un'aromaticità, un gusto pieno, un'avvolgenza che è veramente, veramente eccezionale. Attilio ci può spiegare bene come l'ha fatto, perché è il nostro master distiller, vi racconterà ora. Sì, questa è una storia abbastanza carina perché un mio carissimo amico che si chiama Giulio Simoni e che ha sempre avuto un lavoro nel campo delle spezie, delle materie prime di origine vegetale, mi dice: "Ma sai, io ho un amico che si chiama Saad, che sta alle pendici dell'Himalaya, che mi ha mandato del ginepro per farmi le costate alla griglia. Se ne vuoi un po', te lo faccio assaggiare e vediamo se ti serve per fare il gin. Mi dà un po' di ginepro, io dico: dammi il contatto, chiamo questo Saad e lui mi dice che questo mio Giulio Simone amico era amico di suo padre da 25 anni e che se voglio del gin me lo manda e mi manda gratuitamente 10 kg di gin. E 5, 4, sì, di ginepro e 4-5 kg di rose meravigliose. Appena ricevute le quali, ho detto: qua bisogna subito fare il gin e portarlo all'Identità Golose, e il risultato è quello che avete assaggiato e credo gradito. Ecco, Attilio Cillario, il modo più puro per assaggiare il gin, magari pensiamo sia il gin tonic, è davvero così o magari esistono anche altri tipi di cocktail che restituiscono il sapore? Allora, il gin tonic è il modo forse più sbrigativo e può anche essere più facile ed intelligente di bere il gin, perché il gin tonic è una bevanda molto fresca, richiama immediatamente l'estate, dà un'idea di estate proprio e dà una bassa gradazione alcolica, perché di solito si usano un 4 centilitri di gin su 2 decilitri di acqua tonica, per cui la gradazione è quella di una birra abbastanza forte. Certamente, per dare una risposta a quello che lei mi ha chiesto, bisogna considerare qual è la qualità del gin che si sta bevendo, perché alcuni gin, per quello che mi riguarda almeno, è molto molto difficile berli in purezza. Già fare un martini e aggiungere del vermouth, secondo me, è togliere qualcosa al gin. Per me il martini è come lo beveva Winston Churchill, che metteva del gin ghiacciato in un bicchiere e poi guardava verso la Francia e se lo beveva. Questo era il martini di Winston Churchill che io condivido in pieno. Allora, io non sono un grossissimo bevitore di altri gin, conosco quelli più tradizionali e difficilmente li berrei a solo. Personalmente io i gin che produciamo noi li bevo sempre on the rocks, senza l'aggiunta di nulla. Fra l'altro noi produciamo anche un vermouth, per cui non è un desiderio di non usare del vermouth, potrei tranquillamente usare il nostro, che è un ottimo prodotto. Però secondo me un buon gin è un prodotto che è stato elaborato per essere bevuto da solo. È come se io prendessi un meraviglioso piatto fatto da uno chef e a quel punto decidessi di aggiungerci della maionese o del ketchup o qualcos'altro, no? Creerei qualcosa di diverso. Non credo necessariamente migliore. Gigi Marazzi, le chiedo, il gin tonic al giorno d'oggi non è più solamente un cocktail che si può gustare nel dopocena, ma sta diventando sempre di più anche una bevanda che si può associare e che può accompagnare i piatti di alta cucina, dell'alta ristorazione. È così, cioè un buon gin è capace di esaltare anche la buona cucina. Certo, sicuramente ci sono proprio dei sistemi di pairing, ormai si è arrivati a fare proprio delle combinazioni tra piatti e gin, in gin tonico o anche in martini, quindi diciamo gin in purezza. O anche, noi abbiamo sperimentato anche degli ottimi negroni, si accompagnano bene e sostengono anche della carne,
delle costolette d'agnello con del sale Maldon appena appena scottate. Quindi il gin è veramente il distillato che ha avuto così tanto successo perché lo bevi mentre mangi, e questo ti dà una ricchezza di un'esplorazione anche di mondi inconcepibili, perché riesci a fare degli abbinamenti dove rimani veramente stupito ed è veramente piacevole, una piacevolezza proprio immediata. E quanto è importante, a proposito di associazioni, associare la giusta tonica al gin? Allora, la tonica è, come dicevamo prima, bisogna stare molto attenti, perché se io voglio assaggiare un buon gin devo avere una tonica che lo rispetta, nel senso che noi ad esempio usiamo delle toniche leggerissime che non abbiano invadenza. Allora in quel modo io riesco veramente a percepire le botaniche che hanno il gin, altrimenti una tonica può diventare veramente prevaricante. Ci sono toniche purtroppo che sono anche non solo col sapore ma anche col colore, vanno ad alterare e vanno a scombinare tutti i parametri, per cui uno magari è piacevole ma non riesce a capire cosa stai bevendo.